Bella ragazzi, sono Rossi, bentornati in questo nuovissimo episodio di Robot Arena 2. Ragazzi, oggi, come detto nello scorso episodio, costruiremo non uno, ma ben due robot. E lo faremo con la stessa arma di Emergency. Adesso vi faccio vedere. Ho già fatto anche delle prove off camera per vedere come più o meno posso fare. E adesso ve lo spiego. Allora, possiamo fare una roba non troppo grande, anche una roba del genere. Così, così. Ecco, non deve essere una roba troppo esagerata. Ok. Allora, adesso guardate un po' che cosa facciamo. Questi qua, se li mettiamo indietro, possiamo fare una specie di curvatura, ok? Anzi, più che altro angolatura. Una roba del genere. Sì, non lo voglio fare neanche né troppo grande, perché se lo faccio così non avrebbe molto senso. E se lo faccio così, ok, però poi devo mettere anche i motori per le ruote. E poi devo mettere anche tutti gli altri meccanismi. Posso ridurlo ancora? No, a meno che non faccia una roba del genere. Guarda che mega strategia che faccio. Mamma mia! Qua bisogna prendere tanto le misure. Una roba del genere, va. Ok, finito. Ora andiamo con l'armatura e per il momento Toddy Steel. Perfetto. Ok, componenti. E ora diamo inizio alla nostra creatività. Allora, per prima cosa, un attimo che qua si impalla il mondo. Allora, possiamo mettere queste qua, che ci stanno. Sì, ci stanno. Allora, prima di tutto dobbiamo fare le prove anche. Allora, aspetta, metti un motore qui, giro dall'altra parte e metti un altro motore qui. Ci sta? Ma certo che ci sta. Ora dobbiamo utilizzare, ora potremmo utilizzare questo, ma questo è troppo grosso. Anzi, in realtà ci potrebbe stare anche qua, in realtà. Oppure ci sarebbe anche questo, che è la stessa cosa di questo, però questo è più piccolo in realtà. Ok, io proverei con questo qua. Ecco, come potete vedere è molto più piccolo, quindi potete metterlo anche in una posizione. Allora, adesso bisogna metterlo dritto, ok? Perché se lo mettete storto, insomma, non è che sia molto efficace. Ora, metterlo nella posizione centrale proprio perfetta è quasi impossibile. Non impossibile, ma quasi. È una roba del genere. Non sarà centrale. Ah, ora voi dovete vedere questa parte qua, non tutto il pezzo, ma questa parte qua, perché sarà questa la parte che a noi ci interessa. Questo qui è tutta la cosa del motore per fare andare questo gingillo. Perché come vedete, noi dopo con questi ci andiamo ad attaccare questo. E porca la miseria. Là. Quindi voi dovete mettere al centro questo gingillo, ok? Occhio, non metteteli al centro questa. Ma il gingillo questo qua, dove poi andrete ad attaccare gli estensori. Allora, qui potrebbe benissimo, sì, lasciarlo così. Oppure addirittura una cosa più piccola. 60? Ma 60 forse. No, perché dovrebbe fare una roba del genere. Allora, fai 40. 40 e prova a mettere questa roba qua. Ci sta? Se
secondo me non ci sta neanche. Vabbè, ma qui dobbiamo fare un casino di prove. Anzi, le farò io le prove poi a. Adesso stai tu a mettere le. Ma in realtà queste qua ci possono anche stare perché sono piccole. Ok, vabbè, innanzitutto dobbiamo mettere anche la batteria perché senza la batteria il robot non parte. Mi sembra pure ovvio. Ora ci mettiamo queste belle batterie. Ora allora queste piccole taniche di CO2 teoricamente non dovrebbero servire perché servirebbero solamente se voi utilizzate queste due di cose, anzi, queste tre cose. Con questi pistoni. Se voi mettete questi tre pistoni nel vostro robot, praticamente dovete mettere anche le taniche di CO2. Se voi mettete solamente questi, non dovrebbero servire in realtà. Vabbè, due batterie così dovrebbero bastare. Sono anche le batterie quelle giganti, dico io. Allora, ok. Abbiamo messo batteria e la scheda madre. Ora qua stai a mettere tutto a posto. Teoricamente dovrebbe essere a posto così. Allora, potrebbe fare una roba del genere. Tipo così. No? Non. Eh sì, è una. Poi si vede in realtà che sì. Ma sti cazzi. E poi questo che bam! Ecco, una roba del genere, tipo. Là. Ecco, là. Allora. Allora, qui in realtà dovrebbe essere molto più facile, anche perché qua i motori sono solamente due, quindi non dovrebbe essere un troppo problema. Allora, facciamo subito questo con il fire. Qua possiamo già vedere una piccola anteprima. Ecco qua. Il robot in questione, beh, penso che lo abbiate già capito, sarà quello di non danneggiare il robot, ma bensì con questa mega rampa di far salire il robot nemico e poi di spararlo all'indietro. Ovviamente facendo così c'è una probabilità che si cappotti, ok? Quindi che vada con le ruote in aria e resta bloccato. Non è così per tutti i robot, perché alcuni robot, anche se si ribaltano, comunque possono o rimettersi in piedi, come anche il nostro robot può fare, sia avere delle altre ruote che anche se è ribaltato può comunque muoversi, quindi non sempre è la scelta migliore questa qui di fare solamente ribaltare i robot. Certo, possiamo anche vincere perché qui oltre alla distruzione c'è anche la immobilità, no? Penso che sappiate un po' le regole, che non bisogna solamente distruggere, sì, anche distruggere i robot, ma possiamo avere anche una strategia meno violenta o meno aggressiva, ed è quella di far sì che il robot venga eliminato per immobilità, come per chi non lo sapesse, la immobilità si attiva dopo 10 secondi che il robot è immobile e si ha un ulteriore 10 secondi per. Diciamo far muovere il robot. Quindi in totale ci sono 20 secondi di immobilità. Quindi 20 secondi sono tanti. Allora, fatto ciò, ok, dobbiamo mettere in azione. Allora, così è senso orario. Allora, abbiamo detto senso orario e senso antiorario. E questo è senso antiorario e senso orario. Facciamo. Non è vero? Scusa, che cacchio ho fatto?
Ok, no, sono scemo io. Devo far questo anche. Ecco perché. Allora. Prima, fammi vedere se va avanti. Oh. E va. Sì, e va anche veloce, quindi ci siamo. Allora, aspetta qua. Adesso qua. Quando premo A, senso antiorario. Ok. E qui e qua senso antiorario. Dovrebbe bastare. No, non è vero. Porca vacca, mi confondo sempre. Ah, ok, adesso è giusto. Sì, 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 sì. Ehi. Sì, infatti. E oppa. Aspetta, perché non va più? Si è bloccato il coso? Ah. Cioè, lo fai una volta, ma... non... ok, sì, perché non riesce più a ritornare al suo punto iniziale. Perché... se, perché semplicemente qua è troppo basso. Allora, aspetta, ora bisogna alzarlo un pochetto. Tipo così. E questo... vabbè, sì, vabbè, sempre così. Vediamo se adesso è giusto, sì. Però c'è quello che, che potrebbe rompere una pole e balle, visto che qua è leggermente fuori. Certo, avrei potuto metterlo un po' più indietro questo. Ma sai cosa? Sì, lo metto più indietro. Allora, me lo metto più indietro, più o meno qua. Stai tu a trovare il centro. E anche se non è il centro perfetto, no. No, non è il centro perfetto, sto qua a masticazzi. Adesso sì che possiamo metterlo di 60, vero? O è troppo? Aspetta, prova a metterlo sempre di 40. E rimetti questo coso qua, che dovrebbe finalmente sta... aspetta, mettilo dritto. Aspetta. Allora, iniziale. Ecco qua, una roba del genere. E poi questo via proprio fuori. Così. Fuori. Però qua dobbiamo rimettere il comando, visto che abbiamo tolto. Ok. E dovrebbe essere. Aspetta. Sì. Non è rompe le balle. E là. Dovrebbe essere più o meno sufficiente. Teoricamente. Potremmo mettere più batterie volendo. Ci sta una batteria. No. Vabbè, ma queste batterie piccole magari... qua sì però che ci stanno, è ovvio. La metto queste, solamente queste due batterie in più, solamente per avere quella piccolissima di potenza in più. E direi che ci siamo. Allora, paint. Facciamo... grigio. Tutto grigio lo facciamo. Per il momento sì. Anzi, visto che possiamo mettere anche qua delle texture, vediamo. No, alluminio così brutto. No. Lava, no, neanche. Light metal. No, neanche. Ma che è sta cosa brutta? Sì, insomma, fa abbastanza cagare, però... vabbè, dai. Tanto mettiamo questo, tanto poi... possiamo cambiarla. Ok. Allora, questa è la panoramica, quindi mettiamo... anzi, prima...
la fotografia. E come lo chiamiamo? Catapulta con la K, proprio così. Catapulta. La. Rifacciamo una foto migliore. Ecco, una roba del genere. La. E possiamo solamente, e possiamo metterlo alla prova ora. Quindi vai in esibizione, tempo 0. Ok, arena. Mettiamo questa qua. Allora, mettiamo, vabbè, RA2. Ecco qua, catapulta. Vediamo un pochino. Contro il computer. Contro uno grosso. Questo qua. Fate il tifo, ragazzi. Enter the Electric Arena. This arena will prove to be a shocking experience for the unwary. Use the high voltage equipment and switch in this arena to give your opponent the shock they so deserve. The crowd is poised, the bots are armed, and we're ready to begin the destruction. Grazie. Here we go. Siamo pronti. La. Occhio. Occhio che ti fulmini qua. E là. Ma guarda, si vede, no? Si vede. Ma è troppo veloce. È troppo veloce. Che cosa ho detto? Là. Ecco fatto. No, non è fare. Ecco. E questo è. Quindi adesso dobbiamo aspettare 20 secondi, cioè 10 secondi, e poi dopo 10 secondi parte il timer per immobilità, che sono altri 10 secondi, quindi come vi ho detto prima sono 20 secondi in realtà. Olè, abbiamo vinto per immobilità. Ecco qua. Però facciamo pochissimi danni, ovviamente. Perfetto. E ora vai con il secondo robot. Allora, questo secondo robot sarà una roba anche abbastanza così, rettangolare. Non sarà chissà che roba, però ho voglia di una cosa un po' particolare. Allora, facciamolo più o meno così. Aspetta che ho un problema con il mouse che non riesco a farlo salire bene. Allora, sì, più o meno così può andare. Troppo grande? Ma vediamo. Allora, finiamo. Mettiamo sempre l'armatura più pesante che abbiamo a disposizione. E iniziamo subito con queste qua. Allora, aspetta, dov'è il dritto? Quello è il dritto? Ok. Allora, questo robot sarà un vero e proprio capolavoro. 1. Due. Però ho paura che potrebbe essere un po' troppo pesante, ma vabbè. Comunque dovrebbe rientrare nel limite comunque. E guarda un po' cosa che facciamo. Ne mettiamo altre due in alto, che così se qualcuno ci dovesse ribaltare, abbiamo delle altre ruote che possono farci muovere. Però sarà una cosa un po' più complicata in realtà, perché qua dovremmo far muovere le cose al contrario. Ecco qua. Ora sarà un po' un casino per quanto riguarda le gomme. Vediamo se è vero. Cazzo. Vabbè. Basta mettere delle gomme più piccole. Una roba del genere. E dai.
gomme più piccole no, eh. Ma che roba brutta. Neanche. Cioè, delle cose più brutte non ce n'erano. Niente. È che mi devo mettere ste robe, ma sono i bottoni di una giacca queste. Cioè, non sono ruote. Mamma mia, che ruote brutte. Ma noi ce le mettiamo lo stesso, perché sono le uniche ruote che praticamente ci stanno. Mamma mia, che bruttezza unica queste ruote. Fammi provare una roba. Sì, in realtà... No, in realtà no. Neanche. Però, facendo una roba del genere, aspetta. Mettendo un altro di questa roba per ognuno dei lati. Qua lo stesso discorso. Stai a trovare il centro. Vabbè, dovrebbe essere più o meno così. Sì, più o meno. E un altro anche da questo lato. Sì, più o meno. Ok. Fatto questo, dobbiamo mettere un altro estensore. Potrebbe andare bene anche questo qua, in realtà. Sì, perché altrimenti... No, perché altrimenti sarebbe troppo grosso, in realtà. E ci mettiamo... una roba di queste, tipo... E ce ne mettiamo due. Uno da una parte e uno dall'altra. Sì, penso che due ne bastino. Cioè, non penso che dobbiamo fare chissà che roba. Ecco fatto. Allora, già così pesa ben 682. Cioè, questa batteria pesa 30 kg. Tutto dire. Allora, qui ci servirà un casino di... batteria proprio della serie Viva l'economia. Abbiamo superato il peso massimo. Sì, non è, deve superare gli 800. Allora, la batteria almeno ci può entrare una piccola fessurina, tipo. Ok, questo, ok, quindi tac, ok, basta, abbiamo già riempito tutto. Mamma mia, che bruttezza di robot che abbiamo fatto. Qui sarà un vero e proprio casino, ve lo dico. Anzi no, in realtà facciamo lo switch, sempre con Hello Space, che facciamo attivare questo e questo. Sì. Però non gira molto forte. Eh no, sarebbe viva l'altro, però... Vabbè, ma penso che vada bene lo stesso. Fermiamo sti cosi. Allora, adesso è un vero e proprio casino. Allora, dov'è l'in... Ok, perfetto. No, dovevo capire qual era il davanti e qual era l'indietro, invece. Allora, partiamo da questo. Tac. E questo indietro. Anzi, qua in realtà è anche abbastanza facile. Tac, tac. Tac e tac. Mamma mia, che bruttezza che è. Ma va bene così. Ma a noi ci sta, l'importante è che faccia il suo lavoro. Allora, poi abbiamo anche questo, che però qui dobbiamo... Anzi, no, in realtà è la stessa cosa. Quindi, così e così. Così e così. Mamma mia, che suono... Il robot con il suono più brutto della storia. Ok, e ora
Allora, qui in realtà basta fare una roba del genere con A senso orario. A senso orario. Sì, sì, sono qui in basso. A. Anzi, in teoria senso orario anche di qua, perché questi sono invertiti. Sì, infatti, va. Guarda come gira, guarda come gira. Wow. Ok, quindi avanti, indietro e destra. E manca la sinistra, che gliela facciamo subito. Anzi, in realtà anche questi sopra. Quindi 1, 2, 3 e 4. E adesso vai con gli altri da quest'altro lato, sì. Che è così. Mamma mia, che casino c'è qui. Altro che programmazione, ma lascia stare. Ah, dovrebbe essere giusto dopo tutto questo casino. Sì. Mamma mia. Mamma mia. Che cosa brutta. Va qua, che roba. Cioè, drifta. Va, drifta proprio. Il robot è più brutto della storia, non smetterò mai di dirlo. Però è pratico e funzionale nonostante la sua bruttezza, no? Bene, direi che ci siamo, quindi direi di farlo con una roba anche abbastanza brutta. No, cos'è troppo brutto? Ancora più brutto? Me. Però meglio di niente. Anzi, facciamo anche questa cosa. Le linee qua facciamole tipo un pochino sporche. Ecco qua. Anzi, questo che è leggermente nere. Ecco qua. Sì, una bruttezza unica comunque. Bruttezza unica. E va bene, ci siamo. Quindi aspetta che lo devo mettere così proprio. Mamma mia, che bruttezza. Sì, questo è il dritto. Sì, ci sta. Mamma mia. E cosa ci facciamo? Già subito delle sfide? Dai, blackout. Mettiamo questa qui. Dai. Adesso voglio proprio vedere. Dai, forza. Fattivi sotto. Claw Top Arena. The fans are ready for some action tonight. Watch out for the flames or your goose is cooked. The fans love these robots. Siete pronti? May the strongest bot win. E uno. Aspetta. Ma è troppo veloce. No, forse anche colpa mia, perché ho messo dei motori molto forti, cioè che sono molto potenti, forse anche quello. Vai, brucia. Aspetta. Oppala. Allora, quello lì mentre brucia. Questo qua non so se è eliminato o no. No, non è eliminato. Aspetta, questo se riesco cerco di buttarlo. E buttati fuori. Porca la miseria, via. Bruci anche te.
manca questo. Questo lo mettiamo via così, proprio fuori, via. Chi manca? Quello là che diventa un robot arrosto. E noi abbiamo vinto. Uno. The match is over. E chi è il vincitore? Chi è il vincitore? Catapulta. Mamma mia. Ok. Sì, ho subito dei danni, però comunque sono abbastanza lievi comunque. Ok. Come nuovo. Perfetto. Welcome to the Claw Top Arena. Grande. This arena will reach out and grab you if you aren't careful. Watch out for the flames. You might find yourself a bit hot under the collar. Addirittura. You can feel the tension between the opposing robots as we begin tonight's match. Tutti robot cattivi alla fine. Tutte con Ash, robe così. The buzzer signals the start of the match. Va. No, porca la miseria. Non saltellare. Porca la miseria. No. Ma è incontrollabile un po'. Per il fatto che vi ho detto prima. Ma che roba? Fa le capriole senza dire. Cioè. Aia! E porca la miseria! Aia! Cazzo che botta! Aia! Porca che botta! Oh, non ci provare! No! Aia! Chi è che ha staccato? No! The match is over! Ma ho comunque vinto. Sì, per un momento me la sono ma aspetta, ma c'era qualcun altro? Che... Ok, no, non... No, io non ho capito, vabbè. È ora di provare questo... Questa obbrobriosità proprio. Mamma mia, che robot brutto proprio, vabbè. Sempre un'altra volta la catapulta. A perfect evening for some robotic destruction. The saws and spikes are ready for some bot flesh tonight. The crowd is poised, the bots are armed, and we're ready to begin the destruction. E siamo pronti. Here we go. Mamma mia, che brutte. Sì, ma tutti so di me, ok che è inguardabile il mio robot, ma... Là! E ora come fai? Che ti ha staccato tutto là? Ho una doppia arma, e come fai? Dimmelo! Cazzo. Ma che cosa brutta, va. Occhio lì alle punte. Non ce la fai, sono troppo pesante. Ah, questo.
smettila. Porca la miseria, quanto si rompi balle, cioè. E vattene via. Così, in un angolo. Dai, e quello è andato. Ok, mi sta per finire la batteria, io lo dico. Bene, tutti e due saranno eliminati per immobilità. 5, 4, 3, 2, 1. Great match! Guarda quanti, quanti pezzi di robot sparsi per tutta l'arena. Guarda che roba. Porco! 10.000, eh? Porca vacca. Vacca la miseria, quante robe. Allora, lo chassis, aspetta. Vabbè, questi. Allora, le cose più danneggiate, sì, queste qua. Vabbè, le batterie. No. Allora, questo qua. Poi, cos'altro? Un minuto e 57. Questo sono 8 secondi. 5, in 49 secondi che cosa posso fare? Nulla. No, c'è questo. Risistema. No, se 16 secondi non posso fare nulla. Ok, finisci. Va bene. Ma speriamo di farcela, va. The fans are ready for some action tonight. The saws and spikes are ready for some bot flash tonight. We're seeing some interesting robot designs tonight. È il momento della resa dei conti. Let's begin. Avanti. Subito lo spazzaneve mi... Ci si rivede ancora. Non ci provare te con quelle punte lì. Sta fermo. Porco. Dai, ti sto staccando tutto. Gli ho staccato tutto. E ora via. Mamma mia, che cattiveria. Si sarà anche brutto, ma non ha pietà per nessuno sto coso qua. Mamma mia, che cosa brutta. Ma cattuta e cattiva, proprio come piace a me. Guarda lì, nessuna pietà. Olè. È una ruota staccata. E un'altra ruota.
E un'altra ruota ancora. Olè, senza nulla. Ora capite com'è bello questo gioco, che potete staccare qualunque cosa ai robot avversari. È bellissimo, bellissimo sto gioco. Ma anche solo tu. Uno. E la danza della vittoria. Hai. Olè. E abbiamo vinto. Parapara. E abbiamo. Ah no, allora anche nella scorsa cosa abbiamo vinto. Wow, bene. Bene. Però aspetta, prima ho già capito come rinominare. Così, guarda qua che roba, qua mamma mia, sì, sarà anche brutto, ma no mercy, davvero, davvero no mercy. E in teoria dovrei provare ancora questo qua. Ma sì, dai, facciamo una esibizione veloce con questo qua, perché questo robot qua dovrei ancora personalizzarlo in realtà, però. Allora no, il Team Spark proprio può andare al diavolo, guarda, per quanto mi riguarda. Senti, facciamo ottagono senza limiti. Ok, vai. Enter the octagon. Vai subito. Voglio vedere quanto fa male sto coso. Let's begin. Sì, ma così non vedo nulla. Sì. Scusa, posso rifare? Grazie. Grazie. No, no, si è ammazzato da solo, si è. Ma si suicida, si va a suicidare. Va. Oh sì. Oh là. Per questa volta. È cattivo però questo anche, Cazzo! Mi ha staccato una punta. Eh no, però questo punge e fa male. Mamma mia. Sì, mi è venuta un'idea con questa specie di arma a doppia punta. Sì. E sarà un prossimo robot. Olè. Che andremo a costruire. Olè. Addirittura un backflip ha fatto. Mamma mia, che cattiveria. Ok, e ragazzi, direi che per questo episodio di Robot Arena 2 direi che è tutto. È durato quasi un'ora questo video, quindi cioè, in realtà mi è sempre piaciuto sto gioco, sempre. E spero di trasmettere anche la mia passione per questo tipo di giochi anche a voi. Comunque ragazzi, direi per questo episodio di Robot Arena 2 è tutto. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. Se volete rimanere aggiornati sui prossimi episodi di questo gioco e di altri giochi, metterò un bel pollice sul video dell'episodio, ma come vedere anche la vostra nei commenti. E noi ci risentiamo con un prossimo video. Bella!